Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su Dark Mouse. Allora, ci trovavamo all'interno del castello di Samarcanda, che tecnicamente è Samarcanda, ma io preferisco pronunciarlo Samarcanda perché mi fa più facile ed è anche più... Ok, non fa niente, sto pesantando perché tra l'altro ho appena deciso di tornare indietro. E volevo fare una cosa. Ho sbagliato tasto. Ho vari steel shard da qualche parte, no? A parte che qua ho Flame Trap che non ho mai usato in vita mia. Dovrei dargli un'occhiata quantomeno. Dicevo, ho vari Steel Shard. Posso potenziarci qualcosa? Tipo questo. Un altro paio. Potenziare anche la lancia che sto usando come main arma. E so che vi sembrerà orribile sentire la parola main arma, però mi suona abbastanza bene. E per il momento basta così. Quindi ho la lancia più 7 e la Fireball più 6. Tra l'altro, quanto mi ci vuole per Abilities? No. Sbagliato tasto. Level. Nada. Volevo vedere quanto ci voleva. Vabbè, poi vi spiegherò dopo quello che intendevo fare. Quella schivata forse era meglio non farla in quel modo, se devo essere sincero, ma questo è morto. Olè. 1, 2, 3. Tre colpi e muoiono. Adesso non mi devo far vedere. Perché è molto pericoloso. Tra l'altro io vorrei... Ecco. Sono stato disattento, pensavo che non iniziasse a tirarmi addosso roba già da adesso. Ok. Posso sfruttare leggermente il fatto che continua a tirarmi addosso roba per far danneggiare questo? Spero di sì. Non sta funzionando particolarmente. Dai. Ho da curarmi? Meno male, se no faccio una brutta fine lì. E quasi quasi tenterai l'approccio del ti tiro una freccia e sei morto. È andata decentemente bene. Ecco, ti pareva. Il decentemente bene a quanto pare non è abbastanza bene. Ora, ho altro. Meno male che ho altro con cui curarmi. E continuiamo la nostra. Morto anche questo. Dai. Ah, sono doppi qui. Potrei ampiamente decidere di non. Come si dice? No, 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 no. Go. No, sta cosa non va bene. Non so neanche perché mi sono spinto fino a qua, visto che sto rischiando la vita a buffo praticamente. Forse voglio avanzare un pochettino dentro il castello, per carità, però non mi pare il modo. E ho finito anche le cose. Ecco. Non credo. Ecco, dicevo, non ci credevo neanche se me lo dicevano. 35 morsel. E in effetti se questi non mi seguono, cosa che a quanto è stanno facendo, sono anche morto. Ah, ma finiva lì sopra. Potrei pensare di fare una corsetta, a parte che adesso sono accompagnato da tutti i vari fantasmi, dico, però potrei pensare di fare una corsetta lì. Perché sei andato di là? E qua che devi uccidere. 1, 2, 3. Bravissimi. Chissà se li rivedrò mai quei fantasmi. Qua, quasi, credo valga la pena. Ecco. Aiutarli un pochettino perché perderli così mi darebbe molto fastidio. Perfetto. Allora, di qua dobbiamo andare, ciccio. Dicevamo. A parte, ho tutte le abilità messe? Ho qualche punto abilità non speso? No, le ho tutte. Come non detto, allora continuiamo qua sopra. Dove sappiamo che c'è anche un nemico grosso, però io quasi quasi farei un approccio un pochettino stupido, nel senso. Abbiamo appurato che ci sono, c'è qualcosa da raccogliere là sopra. Perché al posto di morire come un imbecille, non muoio leggermente meno come un imbecille? Ecco. Ho trovato la chiave del guardiano. Ora, anche se muoio, che me ne frega? Piuttosto che farla buffo, no? Ho visto che c'era un qualcosa. Per essere così fermo doveva essere qualcosa di importante. È un po' metagame questo, eh. Ah, e per chi non conosce il termine metagame, si riferisce. È una cosa che prettamente si usa nel gioco di ruolo cartaceo. Prendere decisioni basate sul fatto che il gioco è un gioco, praticamente. Che quindi ci deve essere un design apposta.
È una cosa un pochettino scorretta che io sconsiglio a tutti di fare, però. Ok, stavo per ucciderlo. Mi sono detto, vabbè, tanto ce la faccio. Col cavolo che ce l'ho fatta. Però almeno ora mi ricordo più o meno quello che c'è, non c'è. Sì, qua però devo passare. Olè. Ora mi ricordo meglio che qui c'è sta il freschetto. Il simpaticissimo topo gigante. Ok, oh, schivata. Perfetto. Che poi, se non mi ricordo male, questa è la prima volta l'avevo sconfitto tipo così, a suon di bombe. È morto però spontaneamente, da solo, senza nessun problema eccessivo. Vediamo se la chiave è quella giusta. No, si apre dall'altro lato. Effettivamente questo, quindi, è stato inutile anche venire a farsi fare il culo qua. Qui, se non mi ricordo male, c'erano dei nemici abbastanza tosti. Quindi io ci vado di cattiveria. Ma loro sono più cattivi di me, probabilmente. Dai. Non mi dispiacerebbe che moriste. No, no, ok. Perché ho fatto sta cavolata? E per cavolata intendo perché sono venuto in un posto dove probabilmente segnerà la mia morte. Vabbè. Guardiamo il lato positivo. Adesso so che non devo passare dove c'è quello enorme perché comunque non era la porta che si apre con la chiave che ho appena trovato. Quindi si corre veloce, veloce, veloci. Si recuperano questi che in realtà sono praticamente irrisori. Chissà se riesco a farmela correre anche di qua. Cioè, ad esempio, salgo qua sopra, no? Corro, corro. Ecco, ho finito la stamina perché sono un cretino. La risposta sensata è quella. 35 mal. Ah no, ce l'ha ferito gli alli piccola. Ho fatto tutto un piano, nel senso scappo, 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 no? Scappo con la coda dalle gambe, però non pagava molto bene perché non avevo considerato il fatto che dovevo passare nella strettoietta. E già, pensiamo un attimo. Credo che sia quello l'unico posto in cui si può andare, sì. Riesco a distrarli facendoli venire tipo qua giù. Così. Bravi. E poi scappare così. Ah, ok, c'era proprio la chiave da aprire. Olè. Allora, se ho fatto bene i miei conti, qua si dovrebbe aprire la porta. Perfetto. Ora posso morire in pace perché tanto ho aperto lo shortcut. E tra l'altro sì, ho notato la nebbia, però speravo di ignorarla tranquillamente. Ah, questi stanno ancora combattendo qui, ma che simpatici. Non mi interessa particolarmente il loro fight. Io infatti torno qui, mi riposo. Tutti belli e cazzuti. E credo che il boss, tanto se quello è un boss devo andarci da solo, no? Non posso farmi seguire dai fantasmini. Qui tanto vale starci un po' più attento e farselo come si deve. Anche se in realtà non ho visto cosa c'era qua sotto. Steel Shard. Non ci passa? Davvero? Però ostruisci leggermente il passaggio, senza offesa, quindi. Sì, però così non lo ucciderò mai, eh. Me ne rendo conto. E si rimetti di mezzo. Tranquillo. Io sto a metà delle frecce che ho, eh. Te le posso buttare anche tutte, tanto poi le raccolgo dal tuo freddo cadavere. Sei morto. Esatto, precisamente quasi 30 frecce ci sono volute. Dai, dai, dai. Perfetto. È tra l'altro una strategia carina, scappare lì, uccidere la frecciata e poi recuperarle. E ho paura però di sapere cosa c'è qui dentro. Royal Guardian. Che c'è il plurale. C'è il plurale nella frase. Che Guardians. E sono quelli di prima. Praticamente, però sono due. Vediamo se riesco a combinarci qualcosa in questo fight. Dai. Preferisco affrontarli in una maniera leggermente più diretta, però non credo di essere in grado di affrontarli in una maniera più diretta. Ecco, poi liscio completamente il bersaglio.
come sto prendendo adesso, sono morto. Diciamo che il primo incontro con questi guardiani reali non è andato proprio come me l'aspettavo. Però sono a 10 minuti di video e ho appurato che posso sconfiggere il topone senza troppi problemi grazie all'arco e frecce, che tra l'altro non ho potenziato. Potrei volerlo fare in realtà, eh. Cioè, a parte che posso andare diretto. Però stavo valutando questo. Se io mi metto qui, no? Tanto abbiamo appurato che lui non può passare. Apro il menu. Prendo queste steel shard. Sono queste, no? Sì. E potenzio l'arco. Cosa che stupidamente non avevo neanche valutato. Dovevi potenziare l'arco. Con. Allora. Uno. Due. Tre. Questo credo sia il potenziamento massimo che può avere per il momento il mio arco. Vediamo se riesco a ucciderlo con meno frecce. E ok, una volta che stai qui, io comincio a farti. Uno, due, tre. Ma si può attendere. Ah no, penso, volevo vedere se potevo fare attacco caricato. Vediamo se risparmio frecce. Ah, beh, ricaricati la stamina con comodo, eh. Non ti fare problemi. Tra l'altro, credo forse si può farmare questo nemico. Non ho visto se mi lasciava. Mi lascia 30 morsel. Se muoio di nuovo, lo farmo leggermente veloce per fare almeno un livello e poi rivado di nuovo a cercare di sconfiggere le guardie. Ma vediamo un po' quanto riesco a fargli male. Ovviamente colpendoli. Loro ovviamente di più. Poco importa quanto io gli faccia male, loro me ne fanno di più. Ok, si scappa. Ma posso fuggire dallo scontro? Era una buona cosa tentare di farlo. Ok, danno preso. Non mi dispiace troppo prendere qualche. Ok, ho quasi finito. Allora, uno dei due è morto virtualmente. E dico virtualmente perché credo che muoio prima io del secondo. Che non mi dispiacerebbe. Eh sì, così continuiamo a fare il gatto col topo, tranne che siamo due topi, quindi la cosa è abbastanza ridicola di per sé. Allora, non mi dispiacerebbe continuare a fare un pochettino un combattimento tattico tipo quello che sto facendo adesso, però. Ah, ce l'ho fatta! Ok, ho ottenuto le chiavi del castello interno, che suppongo apriranno quell'altra porta. I guardiani reali sono caduti abbastanza velocemente, considerando che sono abbastanza una pippa a questo gioco, che è stato il secondo o terzo try. E ho ottenuto un punto abilità, che posso usare per. Questo qua potenzialmente sarebbe il parry. Se blocco al momento giusto. Mettiamo questo, dai. Tanto apriamo qua. E speriamo che ci sia un follow, grazie. Non ho voglia di tornare indietro. Però non mi mette molta sicurezza il fatto che qui sia rosso. Sarò uno vecchia maniera, ma non mi dà molta sicurezza. Vabbè, ciccio. Fai poco lo sveglio. Fai poco lo sveglio, t'ho detto. Non è che vieni qua, mi dai due pizze, te ne vai, fai come ti pare. Muori bruciato. Peccato che mi hai fatto un danno abbastanza estremo. Mi hai praticamente ucciso? Vabbè, diamo un'occhiata a quello che c'è qua. Campfire, vabbè, da dove siamo venuti e poi dopo il niente. Vediamo un pochettino. Probabilmente ci morirò, eh. Me lo sento nelle ossa. Soprattutto se c'è un altro di questi. Tanto hanno tutti avuti. Vabbè, forse l'effetto luminoso che confonde un pochettino. Muori. Voglio esplorare il più possibile prima di dover andare al fallo di nuovo. Ok, tu sei morto. E ok. Beh, tanto scherzando di dando, facendo così potrei tirar su un altro livello. Ora, qui a dove eravamo andati. Non ho da curarmi, ma a parte credo non mi vorrei curare a prescindere. Faccio questa parte un pochettino in esplorazione. Ma salve. Non mi segui? Ma un pochettino fregato non seguendomi. È vero, non avevo lo scudo, sono imbecille. Sono andato lì convinto di poterlo bloccare con l'arco. Ok.
Cicci, e ora è il caso di andare a fare il culo a chi se la scomanda troppo. Dai. Ok, ho preso troppo danno, è vero, però sono riuscito a fare tutto senza consumare i potenti esplosivi di cui sono dotato. Olè. Dovresti morire da solo? Infatti. Perfetto, qui ci sono i miei bellissimi marro, che sono 91, quindi sono abbastanza da fare un livello, però ora per principio io vorrei uccidere sto coso. Perché mi ha fatto morire in maniera abbastanza stupida. In realtà mi sono fatto uccidere in maniera abbastanza stupida. E andiamo. O torno indietro a fare livello. Un attimo. Level. E potrei voler potenziare la precisione in realtà. Però va bene, andiamo. C'è un falò. Come non detto. Dimenticate tutto quello che ho detto, c'è un falò. Spear o... Però devo arrivare almeno a 10, pensavo aumenta il danno della lancia. Vabbè, proviamo. Non so quanto mi resta di gioco davanti, ma penso che un altro livello lo faccio. Ok. Ora, un altro punto abilità. Addirittura, può essere che arrivo a averli tutti? Praticamente. Deflette proiettili. Se l'angolo è giusto, deflette proiettili. Mi va bene, visto che io ho praticamente abuso dello scudo. Credo si possa definire così, no, la cosa. Il mio modo di giocare. Olè. Olè un corno in realtà, perché mi ha fatto male. Fa lo sveglio? Ecco. Poi ci... Dovrebbe farlo sveglio, perché in realtà mi ha fatto un danno estremo, però... Continuiamo a salire. Magari riesco a far così. Allora, sono morto un po' con imbecille, però fa niente, fa niente, fa niente, dai. Ho preso un pochettino il ritmo, se si può definire così. Prende danni a gogo, si chiama ritmo. Dai, no, 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 non è il ritmo questo, questo è fare l'imbecille. E ho perso anche i marro. Basta fare il cretino. Non so che lo raccolgo a fare sto coso visto che non serve a niente. Sei morto. E bravo. E uno è andato. Qui poi mi ha fatto il culo invece l'altro. Ah, perché erano in due gli altri. Dai, dai, dai. Perché ho preso tutto quel danno? Perché... L'ho colpito con... Mi sono autocolpito, credo, con il... Morto uno, morto due. Morti entrambi, quindi. Bello. Recuperiamo le frecce. E saliamo verso... Mi preoccupa quello che posso trovare più avanti, visto che... Mi sembra che, ogni... che qui sia abbastanza pregno di nemici, come cosa. Ad esempio, lì... Lì vi vedo, eh. Ah, già il fatto che... Se fa lo sveglio con me, mi dà urto. Sto recuperando le tue frecce, tra l'altro. No, così non si può fare. Prendo troppo danno. Ma se mi metto così, no. Morto. E... Basta per il livello? No. E lì ho visto ce n'era un altro. Ok, no. Cavolo. Vorrei far finire almeno sto corridoio. Più che altro, mica per... Non è per cattiveria, altro. Semplicemente che mi dà il nervoso morire così. Ok, tra l'altro mi sto facendo autodanno dalle figurine, eh. Dai spettri che in teoria mi dovrebbero aiutare. Ok, freccia tirata a buffo. Fa niente, dai che fa niente, andiamo avanti. Sto usando un approccio molto
vado avanti a oltranza, anche se probabilmente sto facendo una cazzata. E sì, è tecnicamente il nome del mio approccio. Dai. Stamina, ricaricati, stamina, ricaricati. O vigore. Ah, mi ha tolto l'intera stamina con quella carica. Si spiegano tante cose. Morto. Tra l'altro mi salvo solo perché ho... momento, 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 ho le cose per fare livello. Ho abbastanza marrow per fare livello. Allora. Dopo il 10 potenzia il danno. Perfetto. Dovrebbe iniziare a fare più danno, quindi grazie a... questa cosa aumentata. Olè. Sapete che faccio? Lo faccio molto alla codarda. Ok. E vado avanti cercando di sperando che ci sia. Ecco, c'è un falò. C'è il falò. E ci sono dei ninja. Ormai sì, li chiamo così e c'è una nebbia, quindi c'è un altro boss. Medium Morsel. Perfetto. Però ora so com'è dopo. Mi sembra una cosa da niente, ma ora so com'è dopo. E visto che c'è un altro boss, abbiamo già fatto un boss in questo piano, no? Facciamo che cerco di arrivare a quell'altro falò, interrompo. Gekbang. È morto senza uccidermi nessuno, credo. Perfetto, era quello che volevo soprattutto. Soprattutto me stesso non devi uccidere però, Cioè, va bene che uccidi i topini. Sì, fai proprio colpi romantico. Ecco, mi ha ucciso. Devo abituarmi a... Sapete che faccio? Provo a fare anche... Visto che l'ho sbloccato comunque il potenzialmente il... Perfetto. Ho sbloccato la possibilità di fare il parry, no? Perché non farlo? Ah, e tra l'altro non sto usando la cura che potrei usare per andare avanti. Perché se c'è effettivamente un boss proprio più avanti, a che pro? Brucia. È morto anche qua. Perfetto. Sono rimasti due di questi. E devo farmi la prossima stanza senza morire, che è la stanza in cui sono morto quasi ogni volta. Ho finito anche... Allora, capiamoci. Se faccio così, esco e sparo. Perfetto. Mi va bene anche far così in realtà. No, quell'arciere mi ha fottuto letteralmente. Dai, ultimo try più o meno. Se no incomincio a rosicare e basta. Notare quanto danno mi fanno. Forse perché non ho mai livellato quasi vita. Che poi un pochettino ho livellato in realtà. È morto. È bastata una freccia al posto giusto ed è morto. Ora, qua. Facciamoci vedere e ritiriamoci. Poi. No comment, no davvero no comment. Sarebbe interessante, non credo che posso toccare il falò se... Ma se io per curiosità voglio vedere specularmente se è uguale. No, qua stanno i lanci... Ecco, potrei vedere se l'altro lato è meglio, perché ad esempio... Quelli a sinistra si sono rivelati abbastanza infami. E non posso farlo finché non sconfiggo i nemici. Però soltanto quei due mi hanno inseguito. Cosa da notare? Potrei effettivamente fare una corsa fino a lì e poi buttarci il peggio che ho a disposizione addosso a loro, sperando che siano gli unici che hanno la voglia psicofisica di starmi appresso. Ok. Sì, però ecco, infatti, così non va bene.
Quest'ultima parte probabilmente la velocizzo, giusto per far... No, forse... Vabbè, voi lo saprete già prima di me, in realtà. Cosa ho deciso di fare? Perché penso che faccio... In realtà questo posso anche ucciderlo. Perché non è problematico più di tanto. Sono gli altri che sono problematici. Perfetto. Ora. Lancieri. A me. Allora, tu sei un arciere. Quindi devi morire male. Mi fai concorrenza, più che altro. Ah, l'altro era morto intanto. Ok, proviamo a salire. Appurato il fatto che questo non dovrebbe essere un eccessivo. Non deve essere eccessivo, ma sbaglio un tempismo del per la parata e sono fottuto a quanto pare. Ok. Qui ci sono i lancieri e un lanciere e un arciere. Credo che... Va bene, riproviamo a salire, almeno arrivare al fallo successivo. Olè. Dai. Perfetto. No, ecco. Morto, ma ho preso un danno estremo nel tentativo. Ora, si risale. Di cattiveria. Ah, posso deflettere le frecce, è vero, adesso me l'ero dimenticato. Quindi se mi metto a muso duro contro di quello potrei deflettergli tutto. Allora, dai, riproviamo. E si sale. Inizio quasi a essere molto tentato. Allora, hanno fatto tutto da soli praticamente. Questo si affronta praticamente in solo. Poi io faccio così e fuggo letteralmente. Così, mentre loro si occupano di uno, io posso pensare all'altro. Magari questo non doveva succedere. Nella mia idea non succedeva sta cosa. Non sono morto? Va bene. Loro si occupano dell'arciere, che è morto. Fortunatamente io sono praticamente morto appresso a lui, però lui è morto, quantomeno. Allora, qui ho un piano. Mi faccio vedere fuggo e spero che loro riescano a ucciderlo. Riescano a uccidere di loro il nemico. Una freccia volante mi ha colpito. Allora, riproviamo a salire. L'idea di base è questa. Questo può essere affrontato decentemente. In realtà poi credo basti che io sto qui in parata e ci pensano gli altri. Mi ha stordito, mi ha fatto danno, cosa che non avevo considerato potesse fare. Perfetto. Qui mi faccio vedere e fuggo. Così facendo mi insegue il tizio e forse anche l'arciere? Non lo so. Se l'arciere preferisce inseguire me o andare... No, no, oh, buono. Nella mischia non riesco a capire qual è l'arciere. Ecco, era l'arciere quello che vedevo io. Sono virtualmente morto, eh. Non è una bella cosa. Posso fare un altro livello? Si torna indietro e si fa livello. Eh sì. Anche perché aumenta il danno della mia lancia da questo momento in poi, quindi... Olè. Perfetto. E vediamo un po' che riusciamo a combinare. Avevo dimenticato che respawnava tutto. Ok, il danno mi sembra che sia veramente aumentato. Cioè, che si percepisca l'aumento di danno della lancia. Colpitelo voi, uccidetelo voi mentre lui sta occupato a colpire me. Perfetto. Ora, capiamoci un attimo. Se qui faccio cucù e scappo, qualcuno si arrabbia?
Penso di sì, però non sono sicuro, quindi sto attento. Allora, morto. Ma se fanno tutto loro sono più contento. Bravo. Olè. Credo che siano finiti i nemici prima di arrivare al falò, giusto? Dico giusto? Sì. Accendiamo questo falò e con i 99 morsel che ci sono... No, 99 marrow che ci sono rimasti, che non bastano a fare il livello, concludiamo questa parte. Oh. No. scusate, mi è arrivato uno shuriken a tradimento. Quindi, resettiamo di nuovo. Dicevo, l'episodio si conclude qui. Spero che il video vi sia piaciuto, come al solito. Condividete il video per aiutarmi a crescere e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!